ragazzi, sono il disegno di Murri e mi ha chiesto un attimo di sostituirlo perché è andato un attimino a pisciare. Quindi vi darò io il benvenuto al sesto episodio di Christmas Calendar. Mi raccomando, spolliciate, arriviamo al 10.000 mi piace perché la serie sta diventando sempre più epica. E se raggiungiamo in un giorno i 5.000 like, domenica ricco il settimo episodio. Minchia, però sono veramente bello come disegno. Cioè, va bene che già il soggetto aiutava, però attenti a guardarmi profondamente che con questa espressione vi asfalto l'utero. Potrebbe sembrarvi che io non mi cambi né mi lavi, ma non è così. Posso... E va bene, in realtà non c'ho i soldi per cambiarmi la maglietta. Ciao a tutti ragazzi, come lo so, fortuna c'è Xmurri, un puzzolente Murri vi dà il benvenuto al sesto episodio di Christmas Calendar. Allora, sto registrando un po' di video in questo periodo perché, come saprete, ci sarà il Romix dal... probabilmente io salirò dal 10 al 12. Ci eravamo lasciati qua nell'ultimo episodio, davanti al livello 8, e quindi dovevamo vedere cosa ci sarebbe aspettato. Che Dio ce la mandi buona, ragazzi. Oh, vedo dei soldi, vedo dell'oro, vedo dei pistoni, non mi piace. Chiudo la busta, Maria. Ci faremo del male in questo episodio. Ecco, madò, però non posso cadere. Non posso cadere subito. Questo... ok, allora. Madonna santa, l'ho capito adesso. Merda, ok, ci proviamo, ragazzi, ci proviamo. No, 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 sì, 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 grandissimo, grandissimo Murri. Vabbè, mi butto lì. No! Fermo, fermo, coglione, non mi far cadere. Oh, la devi smettere, sai. No, porca troia, barra spaziatrice, ti odio, veramente, se non spacco questa tastiera come Marco Merrino, veramente. Allora, ragazzi, però, sembra semplice questa prima parte, quindi non perdiamoci d'animo. Allora, uno. Poi, andiamo dal nostro amico... Ok, ok, oh, non mi fai cadere, testa di cazzo. Ok, bitches, ok, ok, ok. Ok, ok, adesso piano, non mi... No, 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 non mi sparare le frecce, pezzo di cazzo. Perché le frecce? Io non avevo visto i dispenser accanto. Lì abbiamo capito che dobbiamo andare un attimo di fretta. Perché no, 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 Daniel San. Dobbiamo andare di fretta perché ci spara col dispenser. Bene, adesso il problema sono le frecce. Io devo praticamente zompare lì. E... il problema è che, vabbè, mi lancio, sti cazzi, ok, mi lancio. Ok, perfetto, ora, questo qua, secondo voi, cosa fa uscire? Figlio di puttana, porca troia, ragazzi, mi ha atteso un agguato! Cioè, ma vaffanculo, non mi aspettavo che mi facesse cadere. Mi sento violato nella mia dignità, cioè mi sento un coglione, ragazzi. Ricordiamoci il salto, bene. Allora, quindi io non premo qui, allora ti mando a fanculo e me ne vado qua, haha, coglione. Cosa fai uscire? Ah, porca puttana, ok. Beh, io le serie non le finisco mai sul mio canale. Quindi, vabbè, la mappa è stata bella finché è durata. Porca troia, porca puttana. Oh mio Dio, che skill, ragazzi. Che bucio di culo. Che bucio di culo. Madonna. Mamma mia, ragazzi, che culo. Sono saltato lì e poi fortunatamente ho deciso di... Perché io non vedo checkpoint nel breve giro, quel coso lì. Cosa mi dovrebbe far fare? Mi fai cadere veramente. Ok, accendi delle lampade. Sei coglione, accendi delle lampade, va bene così. Oh, fermo, non mi fai cadere, ti prego, ti prego. Oddio mio, ragazzi, perché sono così skillato in the life? Scommetto che questo si tira indietro. Scommetto che questo si tira indietro. E noi, quanti blocchi ci sono tra un blocco e l'altro? Me la devo fare tutti in una run. Ok, siete pronti, ragazzi? Vabbè, lo possiamo vedere. Un, due. Ok, mamma mia, proprio stiamo andando come delle bestie, ragazzi. Cioè, questo cazzo di mappa di merda non conosce più segreti. Per noi. Dai, 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 sì. Oh mio Dio, ragazzi, come cazzo ho fatto? Vi giuro che non è possibile quella cosa che ho fatto. Oddio santo. Ok, piano, calma ragazzi, siamo tornati al punto di prima. Allora, un attimo che mi sono un attimo dimenticato che come cazzo andava a sto livello, perché ci ho messo tipo 3 ore per tornare qua, ovviamente. Cioè, perché io mi perdo nei bicchieri di merda. What? Cos'è successo? Devo un attimo rivedere. Scusa, scusate, no? Ho aperto, ah ok, ho aperto questa. Poi ho aperto questa. Piano, cazzo.
Ok, qua. Ah, ok, è un checkpoint, perfetto, ok, ma non mi serve un cazzo tipo... Cioè, ragazzi, voi non avete idea, ho dovuto cercare sul sito della mappa come minchia fare questo punto. E stavo sbagliando tutto, ovviamente, cioè non mi tornava qualcosa. La cosa è molto, cioè, è leggermente meno astrusa di quello che pensavo io. Perché? A questo punto, cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo saltare qua, lampada... Atterrare esattamente lì dove sto puntando e poi partire là. Ci proviamo. Non riuscirà mai a primo colpo. E infatti non è riuscito. Però mi dà questa possibilità. Ecco che cosa serviva. Questa è una specie di checkpoint che non ho sfruttato. Ok. Ok, sì. Calma cazzo, calma. Allora, dopo 86 anni e due Pasque ci siamo riusciti adesso. Cosa fa questo pistone? Ok, questo mi dà questo checkpoint qua praticamente. E che è un'ottima cosa. Vaffanculo, è un'ottima cosa. Questo, mamma mia, mi attiva il mondo. Però se io faccio una cosa molto hacker, ecco qui, fanculo alla minchia e ti bypasso così. Allora, vediamo un attimo. Me la spara tipo... subito, ma non c'è motivo di prendere la freccia perché posso fare così. Ok, se io faccio così, mamma mia che hacker, ragazzi. Adesso, ragazzi, devo correre fortissimo fino lì sopra. Dai, sì. Porca vacca, vai. Ok, non so perché sta laggando Minecraft. Ok, si è ripreso, bravo. Perfetto, ragazzi, perfetto. Anche l'ottavo livello se n'è andato a fanculo. Andiamo dritti e spediti verso il nono livello. Dai che sto giro ce la faccio a fare due episodi, due livelli in un episodio. Nono livello, bam! Vabbè, non ci perdiamo troppo in chiacchiere visto che qua c'è da lavorare, ragazzi. Sono circa 25 livelli perché... appunto Christmas Calendar, vaffanculo! Comunque si deve arrivare a giorno 25, quindi è come se fossero... 25 giorni per arrivare al Natale. Anche se non è periodo, cioè, voi non è che le melanzane ve le mangiate solo quando è periodo di melanzane. Vi comprate quelle con gli OGM e ve le mangiate. Quindi, vaffanculo, mangiatevi sta melanzana e non rompetela. Ok, adesso io me ne vado allegramente qua. Poi allegramente qui. Madonna, quel salto è veramente... Ok, vaffanculo al mondo, va bene, pezzi di merda. Ok, adesso io... Non devo fare errori, non devo fare errori. Vado qua, poi vado qua. Dammi un checkpoint però, pezzo di merda. Non vedo niente, ragazzi. Mamma mia. Ho paura a premere ste cose. Oh, Cristo. Rimane premuto. Mi puzza la cosa. Mi puzzava, ma ero io che ero una testa di cazzo. Non è che mi puzzava la cosa. Vaffanculo! Piano, fermati. Drogato di merda! Ho il PG che si fa endovena. Sta mappa in realtà, ragazzi, si potrebbe finire tranquillamente in tre episodi. Solo che io sono malato nel cervello. Ok, ti prego, adesso non ti drogare. Non ti drogare, personaggio. Cerca di farmi arrivare a quel punto. Sì, vaffanculo. Vai, murri. Ok, concentrazione. Adesso devo andare esattamente lì. No, vaffanculo! Guarda, se non riesco a fare sto punto, veramente... Ma perché non mi ritiro io? Perché? Oddio, ce l'ho fatta, cazzo! Ora, sì! Poi, uno. Piano, vai. Oddio, sì. Vai, cazzo! Ok. Il saltone de... Madonna santa, quanto cazzo è lontano quel blocco. Non abbastanza da fottere i muri e manco qua! E manco qui. Porca di quella puttana, ragazzi, veramente. Guarda, se veramente non mi strappo le palle qua. Oh, ah, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, ragazzi, un calvario. Mamma mia. Dormiamo, vi prego. Fammi dormire, ti prego. Oddio santo. Ok, ragazzi, questo episodio di Christmas Calendar finisce qua. Ci stiamo avvicinando sempre di più. Siamo davanti alla porta numero 10, quindi stiamo avvicinandoci alla metà, a quanto pare, della serie. Io vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, continuate a supportare la serie lasciando un bel pollice in su e ci vediamo al prossimo episodio. Woo!